Andiamo verso la settima mensilità e questo peraltro a confutare quello che diceva qualcuno rispetto al pagamento della mensilità corrente, perché qualcuno con 5 mesi di stipendi arretrati diceva che però era tutto a posto perché sostanzialmente il mese corrente veniva pagato. Oggi il sesto stipendio, quindi il sesto mese, non solo non è stato pagato, ma tra 14 giorni arriveremo a 7 stipendi indietro. Quindi la situazione è davvero drammatica, ci sono i conti correnti in rosso, li abbiamo affissi, ci sono i messaggi che quotidianamente, che è il sintomo di quello che provano le lavoratrici. Non è un caso che oggi non ci siano le lavoratrici qui, c'è solo una piccolissima rappresentanza, perché le parole sono finite, sono completamente finite. Una situazione drammatica e disastrosa che non riguarda solo la casa di riposo, ci sono anche le mense dei comuni con cui ci sono lavoratrici e lavoratori, Notaresco, Castello, Alba Adriatica, Morro d'Oro, in cui ci hanno 4 mesi di ritardo indietro degli stipendi. Non è accettabile più. Io ricordo però di un annuncio di un altro sindacato, l'UGL, che annunciava appunto un accordo con la PAP un mese e mezzo fa, più o meno 2 mesi fa. Quell'accordo dove è finito? Mi viene da ridere, però cercando di essere serio, la FILCAM, la CGL, quando firma gli accordi è perché si ha la certezza del pagamento degli stipendi, non firma accordi in cui lo stipendio verrà pagato dopo 2 mesi. A maggior ragione in una situazione in cui sappiamo benissimo che nulla è stato rispettato, fare un accordo per il pagamento a 2 mesi di distanza, diciamo, noi non l'abbiamo ritenuto, tra virgolette, un accordo accettabile, non l'abbiamo sottoscritto. Francamente bisognerebbe rivolgere questa domanda a qualcun altro. Noi quello che invece abbiamo fatto, forse qualcuno non gli è andato bene, che abbiamo fatto lo sciopero, che i lavoratori protestino e che i lavoratori dicono la propria, ossia della loro condizione, noi invece riteniamo che questo sia quello che un sindacato debba fare e soprattutto che è la situazione reale, quindi non accordi che poi non vengono rispettati, ma certezza dello stipendio. Noi invece di fare l'accordo abbiamo fatto il decreto ingiuntivo e già oggi i giudici hanno dato l'ammissibilità al pagamento, diciamo, delle somme che abbiamo chiesto, quindi il tribunale ci ha dato ragione. Ora francamente davvero aspettiamo, perché le abbiamo veramente provate tutte. Dalla regione non c'è nessuna risposta. Abbiamo anche fatto, voi vi ricordate, il sit-in con le magliette del Napoli Calcio, perché al Napoli Calcio sono stati dati 14 milioni di euro. Dalla regione non c'è alcuna risposta. Interrogati, chiamati, abbiamo sollecitati, non sanno quando arriveranno i soldi che avevano promesso a dicembre 2021, soldi dei fondi Covid che potevano quantomeno alleviare una situazione. Sono passati 11 mesi da quando davanti al tavolo della Regione Abruzzo l'assessore aveva detto che i soldi sarebbero arrivati. Siamo a Teramo, ma ricordiamo anche quali altre sedi sono interessate da questa problematica e quante lavoratrici sono interessate. Le lavoratrici sono centinaia, ci sono i comuni, Notaresco, Castelli, Morro d'Oro e Alba Adriatica, ci sono le lavoratrici della casa di riposo e poi ci sono tantissime lavoratrici e tantissimi lavoratori che ogni mese, diciamo che non è certo che nel giorno esatto arrivi lo stipendio, e ogni mese bisogna tribolare e quindi cercare di andare con le vertenze sindacali per il pagamento dello stipendio. Non è nemmeno questo un modo accettabile, per quanto noi siamo sindacato, CGL, e lo faremo fino all'ultimo centesimo, fino all'ultima lavoratrice, ma non è nemmeno accettabile che ogni mese dobbiamo incazzarci, minacciare, dobbiamo protestare per il pagamento dello stipendio. Ci sono i messaggi WhatsApp che riceve Mauro Pettinaro ogni mattina, e quindi io dico sempre che siccome sono loro che non prendono lo stipendio, non mi potrò mai permettere di dire che il disagio è anche mio, ma è chiaro che io ogni mattina, anche umanamente, ho un tumulto, perché ricevere dei messaggi in cui mi si dice che non si hanno i soldi per la benzina per andare a lavorare, in cui non si hanno i soldi da dare al proprio figlio, per me personalmente, per me come sindacato, è un dramma interiore, e quindi è anche il mio dramma interiore, che però non potrà mai essere paragonato a quelli di chi non prende 6 mesi indietro dello stipendio. Nessun dramma può essere paragonato a chi realmente la mattina non ha i soldi per affrontare una multa, per affrontare una spesa, per affrontare qualunque...
e il saldo in rosso di 600 euro che mi mandano. E devo dire, loro hanno una dignità incredibile, perché hanno accettato questa mattina di spiattellare, di mettere in pubblica piazza i propri pagamenti. Ecco, io a chi ci ascolta vorrei dire: chi deve arrivare a una azione del genere? Chi prende la propria bolletta e la affigge davanti a un cancello, davanti in pubblica piazza? Credo che siamo arrivati a un limite davvero invalicabile, quindi o ci fermiamo o altrimenti io la vedo davvero dura.